così forse mi terranno. Su, voi lavate i piatti. Voi mettete un po' d'ordine. Voi pulite il camino. E questo è affare mio. Lo sa cosa ho fatto ieri? Ho provato a dormire in vasca da bagno. Supina, con l'acqua fredda che mi arrivava fino al collo. Non è mica una cattiva idea. Ma ci si è messo di mezzo il rubinetto, sgocciolava, non mi faceva dormire. E allora sa cosa ho fatto? Ho ficcato l'alluce nel buco del rubinetto. L'intelligenza trionfa sempre sulla materia. Il male è che il dito mi è rimasto incastrato e non riuscivo più a sfilarlo. Sì, ma grazie al cielo c'è un telefono nel bagno e ho potuto chiamare l'idraulica. Ha chiamato l'idraulico? È stato di un carino, con tutto che era festa, quando gli ho spiegato la situazione, come si è precipitato. Ma è stato così imbarazzante. Sì, questo posso immaginarlo. Trovarmi lì con un idraulico del tutto estraneo, con le unghie dei piedi senza smalto. Voi siete le nuove del contrabbasso e del sesso. Io sono Zucchero Candito. Salve. Zucchero Candito. Ho cambiato cognome, mi chiamavo Zucchero Kandinsky. Vengo da una famiglia di musicisti. Mia madre era pianista e mio padre dirigeva. Ah sì? Che orchestra? No, dirigeva il traffico. Ne volete un po'? Oh. E un whisky? Non sono mica un'ubriacona, posso smettere quando voglio. Solo che non voglio, specialmente quando sono giù. Come ti capisco? Anche le altre bevono, solo che pizzicano sempre me. È la storia della mia vita. Se c'è una ciliegia col verme, tocca sempre a me. Quando ero una bambina, come tante altre, non c'era denaro per comprarmi le scarpe. E sotto le bombe, durante la guerra civile, mi seppellivo fra lo sporco delle rovine per ripararmi. Mi stendevo al sicuro in mezzo al fango e a piedi nudi ascoltavo i rumori. Sognavo di diventare un giorno una vera signora, con scarpe di lusso. Io odio le scarpe, signor Dawes. Le metto per ballare e per mostrarmi in pubblico, ma ho paura quando le porto. Mi sento più sicura coi piedi nel fango. Vedrai quando canterò quella canzone con la crinolina, il volant e il parasole di pizzo. Dimmi, Nanette, quanto costerà quest'altro vestito? Solo $25,000. Oh! Servono per finanziare la rivista di Larry, zio. Ah, la rivista! Cosa? Ma io farò la parte principale. Per $25,000 dovresti farle tutte. Basterà vendere un po' dei miei titoli. Devi smetterla di spendere. Ma questa non è una spesa, è un investimento. $25,000 sono una goccia in un pozzo. Suonò il campanello, io non m'alzai. Il sonnifero faceva già effetto. Allora lui andò alla porta della cucina e dopo qualche tentativo l'aprì. Non l'avevi chiusa tu? Credevo, ma forse non l'avevo chiusa bene. Io me ne stavo lì, ero come paralizzata. Poi sentii che era entrato nella stanza e intanto non potevo muovermi. Ho cercato di difendermi. Ho cercato, capisci, Larry? No, Maggie. Perché avevi preso il sonnifero? Volevo dormire, volevo sparire. E perché hai lasciato aperto? Credevo d'aver chiuso. Tu volevi che lui entrasse, Maggie. E hai preso il sonnifero per scaricare la coscienza. Va bene, Larry. Sono stata io. Questo preferisci credere, sì? L'ho voluto. Lei è molto strano, sa? Perché va sempre disarmato, per esempio, tanto più che è stato militare? O forse lo fa per distinguersi in qualche modo dagli altri? E poi perché non parla mai delle sue imprese guerresche come fanno tutti oggi? E con quale rassegnazione ha sopportato il male? Lo fa solo per rendersi interessante o si tratta di altro? Però sembra che lei mi conosca molto bene. Al contrario, e nemmeno gli altri la conoscono, sa, capitano? Secondo me o lei è un uomo perfetto oppure un uomo prudente. E a me non piace chi è troppo prudente. Non potreste spiegarglielo? Voi siete un sacerdote. Perché non gli impedite di uccidersi? Se volete, le parlerò. Non può andare avanti così, non ci resisto. Gente che si uccide per un po' di terra o un misero raccolto o una speranza. Qualunque cosa si faccia, deve cominciare o finire col sangue. Siamo tutti così. Non c'è altro in noi. Voi non siete così? No, neanche voi. Grandi compiti comportano grandi oneri all'uomo e spesso grandi dolori. Io ti osservo a volte vagare dove nessuno può darti conforto e io meno degli altri. Tu più degli altri? Mio signore, io ti onoro sopra ogni altro. Vedo con stupore come apporti la giustizia al tuo popolo e anelo servirti meglio, con maggior
comprensione e amore di quanto possegga. Ma un re come te merita una regina più degna di me. Non vedi che le tue disavventure sono tutte strane? Shamrock, Mr. O'Grady, il quadro, la statuetta, la pianta di rose e lo scontro stradale l'anno scorso, allora cominciò la serie. 6 incidenti e in ciascuno è finita qualcosa che amavi. Sai quali sono le probabilità matematiche di tutti questi casi? 1 a 1 miliardo. Vorresti dire che non erano degli incidenti? No, voglio dirti soltanto che il lampo può colpire 2 volte lo stesso posto, Jeff, ma non 6 volte di seguito.